Qualche giorno fa uno di voi sotto un video mi ha fatto una domanda decisamente interessante. Lì per lì ho risposto come sempre cercando di essere quanto più esaustivo possibile, per quanto lo si possa essere in un commento, ma la domanda ha aperto uno scenario così ampio che onestamente la risposta, almeno per me, ha lasciato diverse cosine in sospeso. E così, come è successo già in passato, ho deciso di farne un video. Grazie Andrea per lo spunto. La domanda in questione era: se conosci una persona che reputi avere tutti i requisiti per gestire un punto affiliato, ma questa persona ha scarsi capitali, come pensi sia corretto o possibile affrontare questo ostacolo? La mia prima risposta d'impulso è stata: senza soldi non si apre. Ed in effetti, per quel che mi riguarda, in linea generale, questa è la regola. Attenzione però, non prendetemi per cinico. Qui si tratta di sopravvivenza oltre che di business. Dobbiamo tenere presente che il franchising, come ho detto più volte, è una sorta di amplificatore. Questo vuol dire che una rete tende ad amplificare i circoli virtuosi, ma anche i circoli viziosi. Se ad ogni affiliato con un buon potenziale avessi concesso crediti per l'apertura, probabilmente avrei già fatto saltare più di qualche rete. È pericoloso esporsi direttamente nell'investimento di un'affiliazione. Anche perché quei mancati introiti non sono solo o sempre mancati guadagni, ma fondi persi o quantomeno sospesi che sarebbero stati sicuramente molto utili ad investimenti vari e movimenti a beneficio del brand e di tutta la rete. Quindi, dal mio punto di vista, se un affiliato non ha tutto il capitale per poter aprire, o lo si aiuta con strumenti finanziari ma sempre a suo nome e carico, o si rinuncia all'apertura. In linea generale io non trovo via di mezzo. Prima di passare al ma, perché tanto ormai lo sapete che un ma c'è sempre, voglio aprire una piccola parentesi su questi strumenti finanziari che spesso possono essere una vera e propria salvezza per chi non arriva a coprire tutto il budget necessario. Le strade che io personalmente ho trovato più percorribili in questi anni sono due. Se non avete una rete ancora ben diffusa e consolidata e magari qualche bilancino piuttosto interessante, allora il microcredito è sicuramente la strada principale. Tra l'altro, in questo 2023 l'importo massimo finanziabile dovrebbe essere aumentato fino a 75.000 euro, con l'inserimento peraltro anche dell'SRL come possibilità di richiesta. Insomma, uno strumentino niente male. Per il secondo, ma se e solo se siete già ben strutturati, ci sono diverse aziende che potrebbero essere interessate a giocare un ruolo fondamentale nella vostra espansione, permettendovi di inserire all'interno della vostra proposta il noleggio operativo. Noleggio appunto legato alle forniture strumentali e agli arredi del vostro brand. Ma per questo, come dicevo, vi serve una bella solidità pregressa. Detto questo, e così vi ho dato anche qualche spunto su come poter aiutare chi capitale per aprire non ne ha, passiamo al fatidico ma. Se la mia intransigenza è di regola, va detto che ci sono, meglio potrebbero esserci, delle situazioni in cui magari chiudere un occhio potrebbe apportare più benefici rispetto ai rischi. Badate, sono veramente eccezioni, ma ci sono. Quando si fa una valutazione del genere, quando dobbiamo decidere se andare incontro economicamente ad un potenziale affiliato, dobbiamo andare a valutare in maniera abbastanza precisa che beneficio alternativo potrebbe portarci quella specifica apertura. E possono essere svariati. Vi faccio qualche esempio. L'affiliato ha a disposizione una location veramente stratosferica che ci potrebbe dare una visibilità piuttosto importante. Oppure abbiamo bisogno di aprire in una determinata zona perché già sappiamo che quell'apertura potrebbe portarci ad un ulteriore sviluppo di quella determinata zona, in cui magari facciamo fatica ad entrare. O ancora siamo ben consci delle particolari potenzialità che quello specifico punto potrebbe avere, potenzialità che però devono essere ben oltre la media, e di conseguenza un'apertura simile potrebbe confermare o addirittura ulteriormente rafforzare la bontà economica del nostro progetto. E cosa hanno in comune tutti questi esempi, che poi ce ne sarebbero tanti altri? Bene, come dicevamo prima, tutti apporterebbero alla rete un ulteriore beneficio. Un beneficio diverso forse da quello economico, ma comunque un beneficio che potrebbe ripercuotersi all'interno dello sviluppo di tutta la rete. Insomma, la risposta più diretta alla domanda che mi ha posto Andrea è sicuramente
no. Meglio non cedere alla tentazione di aiutare economicamente un potenziale affiliato. Per mille motivi che la storia mi ha insegnato e che non sto qua ad elencarvi, ma i rischi, penso, li potete immaginare da soli. Altra cosa è quando ci troviamo di fronte a quell'eccezione, a quella rarissima eccezione in cui il gioco può valere la candela ed il rischio di non andare a recuperare le cifre iniziali può coprire il beneficio che quella specifica apertura potrebbe andarci a portare all'intero sviluppo della nostra rete. Ma deve essere una vera eccezione?